Benvenuti a Mappa Mundi, il colpo di Stato in Niger e la grande crisi africana, il tema di oggi, e vedete subito gli ospiti, presento da destra, padre Giulio Albanese Comboniano, fondatore della MISNA, l'agenzia di stampa, giornalista, scrittore, tanti volumi, tanti premi, insomma, grande esperto di Africa, e Lucio Caracciolo, direttore di Limes e scuola di Limes. Allora, buongiorno a entrambi. Buongiorno. Allora, partiamo dal colpo di Stato appunto in Niger. La settimana scorsa, mercoledì, è stato deposto il presidente legittimo, è stato posto agli arresti domiciliari. La situazione ancora non è chiarissima, sono stati sì riaperti i confini, sono rientrati anche molti italiani che erano presenti in Niger, molti francesi. Insomma, ancora non si capisce bene se il controllo del paese è totale da parte appunto dei militari che hanno preso il potere. Domenica c'è stata una grande manifestazione, sono state sventolate delle bandiere russe e slogan antifrancesi, perché ricordiamo il Niger appunto è colonia, ex colonia francese, ma rimasta nell'orbita francese anche dopo, con una grossa presenza della Francia, risorse del paese, l'uranio in particolare, presenza appunto di militari italiani, francesi, basi americane, insomma un paese davvero importante. Io ho fatto un po' questa premessa anche per fare un indice dei temi di cui parleremo, anche appunto le conseguenze ovviamente per l'Italia, le rotte delle migrazioni, insomma i temi sono davvero tanti, quindi entriamo subito nell'argomento. Padre Giulio, allora il colpo di Stato in Niger, la sua valutazione e soprattutto insomma il Niger sembrava quasi il paese più saldo dell'area, perché ricordo che nell'Africa occidentale, nel Sahel, ci sono stati una serie di colpi di Stato negli ultimi mesi, poi parleremo dei vari paesi, ma insomma sembrava forse quello più stabile. Infatti si era spostata lì la missione italiana, i militari francesi anche dal Mali, no? L'altro grande paese, e invece è crollato anche qui il sistema. Questo passaggio del potere può essere stabile, si entra in una fase di caos, insomma la sua valutazione su Niger. Allora, premesso che in questo momento nessuno di noi ha una sfera di cristallo per prevedere, leggere quello che accadrà, una cosa è certa: l'intera fascia saheliana è in crisi, e questo è un dato estremamente allarmante. Badate bene, non c'è solo il global warming che sta creando grandi problemi in tutta l'Africa subsahariana e anche nella fascia saheliana, ma direi che questa parte, questa macro regione saheliana, è segnata da gravi turbulenze di vario tipo. Innanzitutto ci sono da anni formazioni jihadiste, molte di queste di matrice salafita, che ne hanno fatte di cotte e di crude. Non dimentichiamo che nella regione settentrionale del Mali, paese confinante, nella regione dell'Azawad, dal 2012 era dislocata una missione francese che poi era stata denominata Barkhane. La verità è che i francesi pensavano di riuscire in una maniera o nell'altra a garantire la sicurezza contro queste formazioni estremiste. Direi in tempi relativamente recenti sono sbarcati i mercenari della Wagner, i quali sono riusciti sicuramente a fare il colpo grosso in Mali, perché di fatto l'attuale giunta al potere è filo russa al 100%. Non volevano fare la stessa cosa in Burkina Faso, ma non ci sono riusciti. In Burkina Faso ci sono stati colpi di Stato, però al momento la giunta al potere direi che ha una posizione per certi versi neutrale, nel senso che non è filo occidentale, filo francese, ma non è neanche filo russa. Teniamo presente che comunque sia il Mali che il Burkina Faso sono stati interessati dalle violenze di queste formazioni islamiste. E rimaneva il Niger come baluardo contro l'estremismo islamico. Devo dire che i francesi a malincuore si sono ritirati prima dal Mali e poi dal Burkina Faso. Attualmente nel Niger dovrebbe esserci un contingente francese di circa 1200-1300 uomini, comunque ben armati, dispongono di un'aviazione moderna, di droni e con l'intento di monitorare soprattutto le frontiere. Però ecco, attenzione, ci sono anche grandi interessi legati alle commodity, alle materie prime.
È importante ricordare che nel Niger c'è un grandissimo giacimento di uranio, attualmente sotto il controllo della monopolista Orano, l'ex Areva. È una multinazionale che ha davvero il controllo del business minerario nell'Africa subsahariana. Poi ci sono giacimenti auriferi. Direi che c'è un mix di interessi. Ora, il problema di fondo qual è? Questa giunta militare che ha preso il potere, questa giunta nigerina, quale atteggiamento assumerà? Ammesso che si eviti attraverso un negoziato un'escalation di violenze che avrebbero effetti drammatici. Sappiamo che l'ECOWAS, la CEDEAO, la Comunità Economica dei Paesi dell'Africa Occidentale, ha minacciato addirittura un intervento armato in Niger. Noi speriamo che questo non avvenga, ma nel momento in cui si riuscisse ad ottenere gradualmente un processo di pacificazione nel Niger, quale sarà la linea politica di questi signori? In altre parole, seguiranno l'esempio del Mali, di Bamako o quello di Ouagadougou? E c'è una differenza tra questi due modelli. Una cosa è certa: a pagare il prezzo più alto, come al solito, è la povera gente. Noi abbiamo parlato, noi europei abbiamo parlato molto del Niger perché siamo preoccupati non solo per il fenomeno del jihadismo, ma perché quello è uno dei passaggi, dei canali privilegiati di transito dei migranti che dall'Africa subsahariana spingono verso settentrione, verso la sponda mediterranea. Ma qui una precisazione va fatta, credo che sia fondamentale. Teniamo presente che i nigerini, la popolazione autoctona, non può permettersi il lusso di viaggiare, proprio perché la stragrande maggioranza della popolazione fa fatica a sbarcare il lunario. Ora, certamente, questa crisi nigerina, a mio avviso, rappresenta, come dire, metaforicamente la ciliegina sulla torta di quella che è stato il fallimento della politica francese in questi anni nel Sahel. Cioè, Macron ha fatto una pessima figura. Aveva iniziato il suo primo mandato, io lo ricordo, quando andò a incontrare gli studenti dell'università di Ouagadougou e fece grandi proclami dicendo che la Francia voleva voltare pagina, non voleva più essere l'ex potenza coloniale, ma i francesi volevano essere fratelli e davvero sostenere quella che era la crescita e lo sviluppo dell'intera fascia saheliana e non solo. La verità è che poi non c'è stata assolutamente coerenza, perché quando, per esempio, sempre nella fascia saheliana, il governo di N'Djamena, con la morte di Idriss Déby, ha vissuto una crisi politico-istituzionale rilevante. Ecco che i francesi hanno preso subito la parte dei golpisti. Cioè, poi alla fine i francesi danno un colpo al cerchio e un colpo alla botte, guardando solo e unicamente a quelli che sono i loro interessi. La Francia, non dimentichiamolo, continua a sostenere in Camerun Paul Biya. Anche se, voglio dire, il governo camerunese in questi ultimi anni ha assunto un atteggiamento per certi versi più imparziale. Però rimane il fatto che la Francia non è credibile. E non essendo credibile la Francia, non è credibile l'Unione Europea. Io devo dire che l'operazione Takuba, che è stata portata avanti da questa forza multinazionale, in sostanza, ha dimostrato di non fare bella figura, perché il fenomeno del jihadismo continua a imperversare, non solo in Mali, ma anche nel Niger, anche in Burkina Faso. E poi, soprattutto, ecco, nel momento in cui si apre una crisi come questa, noi rischiamo davvero, noi europei, di fare tutti quanti le valigie. E allora, proprio su questo, proprio sulla Francia, volevo coinvolgere Lucio, ma volevo anche mostrarvi questa carta a sostegno di quanto diceva Padre Giulio. Qui vedete appunto il Niger di qualche tempo fa, questa carta disegnata da Laura Canali, ma vedete le risorse a cui accennava Padre Giulio, cioè l'uranio, altre ricchezze, ma anche le basi militari francesi, americane. Insomma, un Niger che poi vedremo anche per collocazione geografica è davvero fondamentale. Però Lucio, allora ti volevo coinvolgere, ha introdotto Padre Giulio il tema della Francia e qui ne approfitto per mostrare appunto una carta di Limes sulla Francafrique. Vedete l'integrale della carta a sinistra e come al solito un dettaglio invece a destra.
Insomma, si può dire che quindi nell'incertezza ancora della valutazione delle dinamiche interne e esterne di questo colpo di Stato, che però comunque nel ragionamento degli ultimi mesi è che la Francia è sconfitta, in grave crisi la politica africana della Francia, oppure no? Diciamo che è in grave crisi la Francia in assoluto, anche al suo interno, purtroppo, ed è in crisi, più che in crisi direi che in fase terminale, quel che restava del suo glorioso impero africano, di cui il Niger era una delle perle. Non dimentichiamo che siamo in un paese, nel Niger, di recente indipendenza, insomma, quasi paese di 60 anni di vita, perché è nato nel 1960, sulla scorta delle decolonizzazioni di quel periodo, e la Francia ha cercato di mantenere attraverso meccanismi securitari, economici e politici un controllo sia sul Niger sia sulle sue ex colonie costruite nell'Ottocento. La Francia oggi si trova di fronte all'impossibilità di intervenire militarmente al di là della sua presenza sul territorio, perché significherebbe scontrarsi contro innanzitutto un'opinione pubblica locale decisamente francofoba ormai in questa fase, mi riferisco soprattutto alle fasce giovani, non dimentichiamo che siamo in un'area in cui l'età media è a 20 anni o anche meno, e quindi sono i giovani che in qualche modo danno il tono alla società. Poi la Francia ha avuto sempre un atteggiamento piuttosto, se vogliamo essere gentili, paternalistico nei confronti delle popolazioni africane, nella sua idea di assimilare tutto e tutti. Scusate. E questo evidentemente non aiuta. Macron, ricordava prima Giulio, è stato nella prima fase, almeno apparentemente, così, ha tentato di aprire una nuova fase dell'approccio francese all'Africa, ma proprio gli scappava, proprio non riusciva a tenersi, e qualche volta ha fatto anche delle gaffe abbastanza clamorose con i capi di Stato africani e così via, sempre con questo atteggiamento un po' dall'alto. Quindi ci sono anche ragioni, se vogliamo, psicologico-culturali. Poi siamo in un territorio, intanto ricordiamo che siamo non solo nel Sahel, ma anche nel Sahara, cioè due terzi o forse anche tre quarti del territorio nigerino non sono proprio abitati, e c'è quello che i francesi chiamano il Niger utile, cioè quello centrato su Niamey nella parte meridionale e occidentale, che è l'area effettivamente decisiva del paese. Quando si dice che la giunta ha preso il controllo del Niger, bisogna sempre metterci tutti i bemolle possibile, primo perché nel Niger ci sono gruppi etnici anche piuttosto diversi, abbiamo avuto anche per esempio per molti decenni una fase vagamente secessionista dei Tuareg, e tutta una serie di questioni locali che non sono mai state completamente sedate. E in più dobbiamo ricordare che questo è il quinto colpo di Stato in quel paese così giovane, quindi ha una sua instabilità permanente, perché cinque sono riusciti, ma probabilmente almeno un'altra dozzina sono falliti. Il buon Bazoum, il giorno dopo che si era insediato, dopo un voto democratico da un punto di vista procedurale, ma molto probabilmente anche un po' aggiustato, il buon Bazoum stava per essere defenestrato dai militari. E poi, un po' dopo, quando è andato in Turchia, idem, cioè il colpo di Stato era in qualche modo nell'aria, ed è una parte del modo di essere nigerino, non è una cosa così straordinaria. Allora, volevo mostrare anche quest'altra carta dove ci dà appunto l'idea della centralità del Niger, del paese in quest'area fondamentale. Qui vedete le principali rotte delle migrazioni, e qui è una tappa appunto fondamentale delle rotte che vanno appunto verso il nord, verso il mare. E qua cominciamo a introdurre un po' anche quali sono gli interessi dell'Italia per questo paese dove Padre Giulio c'è presente una nostra missione militare di circa 300, poco più di 300 militari presenti, che era un po' a sostegno delle truppe francesi, un po' per addestramento, insomma, più una presenza simbolica direi che altro. Però allora introduciamo il tema dell'Italia, la preoccupazione, diciamo, tra virgolette, per l'Italia riguarda le migrazioni, ci sono interessi, qual è il rapporto dell'Italia con Niger? Ma io direi, contrariamente a quello che spesso si scrive sui giornali, quella che sembra essere la preoccupazione principale, cioè quella relativa alla mobilità umana,
da meridione verso settentrione. In fondo il nostro interesse è proprio questo, quello di contrastare questi movimenti, nella migliore delle ipotesi tentare di controllarli. Ma la verità è che questo è un problema, dal mio modesto punto di vista, che non esiste. E questo lo dico provocatoriamente perché se noi guardiamo nel complesso a quella che è la mobilità umana africana, la stragrande maggioranza dei migranti africani si muovono all'interno del continente, quindi c'è una migrazione ad intra. Quelli che lasciano il continente sono davvero percentualmente, numericamente, una cifra per certi versi irrilevante. Cioè, immaginate, su 45 milioni di migranti africani, più di tre quarti rimangono in Africa. Quindi, anche se comunque in ogni caso un flusso migratorio c'è, e sappiamo che molta di questa gente finisce nel Mare Nostrum o Mare Monstrum, che dir si voglia, forse sarebbe più corretto parlare di cimitero liquido, certamente chi fa informazione questi aspetti li dovrebbe tenere presenti. La mobilità umana, sottolineiamolo, quindi scusi padre Giulio, insomma le persone che sbarcano in Italia, che fanno notizia, no, di cui si parla, eccetera, sono una infima parte, una parte non siamo assolutamente di fronte ad un'invasione come spesso si scrive. Ciò non toglie che i fenomeni migratori è giusto che vengano governati. A mio avviso l'Europa sta facendo di tutto meno che governare questa mobilità umana. Noi pensiamo che la soluzione consista nel pagare i signori della guerra che stanno in Libia, che stanno lungo la costa mediterranea, perché in una maniera o nell'altra si impegnino a trattenere queste persone, impedendo loro di imbarcarsi. Non dimentichiamo che questo flusso, questa migrazione passa anche e soprattutto attraverso il Niger. Ma io direi, quando parliamo della crisi nigerina, certamente dobbiamo essere preoccupati di quello che potrebbe rappresentare questa crisi se assumesse davvero una valenza regionale, cosa che io personalmente non mi auguro. Ma nel momento in cui dovesse esserci un coinvolgimento militare, perché sia il governo di Ouagadougou che il governo di Bamako sono stati chiarissimi, hanno detto in questi giorni, lo hanno detto in queste ore, che nel momento in cui l'ECOWAS, SEDEAO, la comunità dei paesi, la comunità economica dei paesi dell'Africa occidentale, decidesse di mandare il proprio esercito, che dovrebbe essere sotto l'acronimo di ECOMOG, loro sarebbero pronti ad intervenire per contrastare quella che loro riterrebbero una violazione di quelli che sono i confini nazionali del Niger. Insomma, quello che intendo dire è che sia il Mali che il Burkina Faso non vogliono assolutamente saperne di interferenze straniere, ma anche all'interno dello stesso continente africano, da parte dei paesi della comunità economica dell'Africa occidentale. E voi capite, a mio avviso stiamo, sì, certamente giocando un po' col fuoco, nel senso che questi sono scenari molto fluidi. Condivido pienamente quello che diceva poc'anzi Lucio, perché c'è una variabile che noi occidentali, guardando al Niger, non consideriamo, che è quella dei giovani. La stragrande maggioranza della popolazione africana è giovane, l'età media a livello continentale è di 20 anni, e questo vale, è una costante a livello continentale, il che significa che le giovani generazioni sono stufe, non ne vogliono più sapere. E oltretutto stanno pagando gli effetti di una crisi economica che a mio avviso non viene sufficientemente mediatizzata, soprattutto dalla stampa italiana. L'Africa in questo momento sta patendo gli effetti di una inflazione crescente. Il fatto che ci sia stata la crescita dei tassi di interessi ha fatto schizzare alle stelle il debito africano. Consideriamo che il debito africano ha superato, il debito pubblico, ha superato il trilione di dollari. Ora qualcuno potrebbe dire sì, ma è una cifra irrilevante se confrontata con quella di altri paesi, pensiamo agli Stati Uniti o la stessa Europa o addirittura all'Italia. Teniamo presente che comunque il prodotto interno lordo a livello continentale, ma guardando anche ai singoli stati, la cifra assoluta del PIL africano è molto bassa. Dunque il fatto che
ci sia una crescita del debito in questi termini percentuali è un dato estremamente preoccupante, perché sta creando disoccupazione, c'è grande insoddisfazione tra i giovani, c'è il rischio crescente di rivolte popolari. E guardate che quella zona dell'Africa, soprattutto quella, va vista con grande attenzione. Non dimentichiamo che lì vicino ci fu un personaggio negli anni Ottanta che si chiamava Thomas Sankara, il quale prese il potere con un colpo di Stato nell'83, è stato eliminato fisicamente nell'87, ma è rimasto nell'immaginario di molti giovani un idolo. Perché queste popolazioni sono quelle che hanno patito maggiormente gli effetti della colonizzazione, di quello che noi oggi chiamiamo il neocolonialismo. L'Africa ha voglia di riscatto, inutile nasconderselo. Credo che il miglior investimento da questo punto di vista, e questo sarebbe importante che lo capissero i nostri politici europei e anche quelli nostrani, è davvero promuovere un confronto, un dialogo innovativo che parte innanzitutto e soprattutto dal rispetto dei diritti umani. Ora, tutti questi accordi che noi stiamo facendo, per esempio con la Tunisia, ma che vorremmo stringere anche con altre nazioni, prescindono dall'agenda dei diritti umani. E non dimentichiamo che la società civile ha bisogno davvero di rispetto, ha bisogno di certezze. E poi ancora, noi continuiamo a guardare alle Afriche solo e unicamente come un grande affare. Mi viene in mente quello che diceva un grande economista francese, io lo ripeto sempre forte con insistenza, Frédéric Bastiat. Nell'Ottocento, in un trattato sul libero scambio delle merci, scriveva: dove non passano le merci, passano gli eserciti. Se questo valeva per l'Europa dell'Ottocento, e purtroppo, ahimè, vale ancora oggi per le Afriche. Io parlerei al plurale per il continente tre volte l'Europa. E lo dico con forza, perché purtroppo ci sono interessi predatori in Africa oggi che, per usare il linguaggio dell'Antico Testamento, gridano vendetta al cospetto di Dio. E certamente non sono interessi solo dei francesi, sono interessi legati alla Russia, alla Cina, alla Turchia. La lista è lunga di quei paesi che guardano con grande ingordigia alle ricchezze del sottosuolo africano. Io credo che se non capiamo che l'Africa non ha bisogno di carità pelosa, di beneficenza, ma davvero di cooperazione, di solidarietà fattiva, l'Africa continuerà a rappresentare un grosso problema per l'Europa. Allora, intanto sì, poi posso... un altro tema poi è la crisi alimentare di cui parleremo, però io con Lucio volevo tornare un attimo sull'Italia, ma forse volevi tu aggiungere qualcosa? Sì, no, volevo qualche noterella a piedi pagina di quello che dice Giulio. Allora, sì, il debito, sì, la crisi economica, ma il problema è che noi, intesi come paesi coloniali da un secolo e mezzo o qualche volta meno in Africa, abbiamo sempre favorito un approccio estrattivo, cioè siamo andati lì per prendere risorse, in alcuni casi anche risorse umane, in altri casi risorse minerarie, oro, petrolio e quant'altro. Risultato: non c'è un'industria di trasformazione in Africa. E non c'è se non c'è un'industria di trasformazione, se non c'è un'industria, possiamo continuare così all'infinito, il debito crescerà, la gente sarà sempre più povera, ed essendo giovane, insomma, quando uno ha 20 anni gli girano un po', no, non è che sta lì ad aspettare la morte, non ha molte possibilità. Poi una considerazione leggermente più ampia: l'Africa occidentale sta diventando l'Africa antioccidentale, cioè tutto quello che sta accadendo, in parte per il crollo del sistema francese, ma non solo, lo vediamo appunto nelle piazze dove si agitano bandiere russe e così via, o anche nei discorsi di alcuni capi di Stato locali. Improvvisamente i russi sono diventati, non so, Che Guevara, il che fa magari anche un po' sorridere, però insomma è un dato di fatto di cui dobbiamo tenere conto, cioè la Russia ha recuperato un soft power che aveva ai tempi dell'Unione Sovietica e che non ha mai dimenticato. Non dimentichiamo che molte delle classi dirigenti attuali in Africa sono state formate all'Università Lumumba, sono state formate in un clima marxista, afro-marxista, chiamate come volete, e quindi c'è anche questo aspetto, ed è quello che preoccupa più ovviamente gli americani e gli occidentali in genere.
Allora, introduciamo quindi subito, insomma, il tema Russia, direi, e vorremmo usare questa carta di Limes, appunto, la Russia in Africa, dove ancora non è indicato il Niger, qua, insomma, è da capire poi in questo colpo di Stato qual è stata l'influenza della Wagner, insomma, è ancora discussa. Però è innegabile una presenza importante della Russia in Africa. Quindi la vostra valutazione il ruolo che poi aver avuto in Niger, ma forse ancora prematuro, ma in generale appunto il ruolo della Russia. Apro anche un altro tema a cui aveva accennato anche padre Giulio, perché connesso poi alla Russia e alla guerra in Ucraina, ovviamente c'è il problema della crisi alimentare. Qui vedete la guerra a fama Causlandia, una carta di Limes, il riferimento a Causlandia, ovviamente la storica carta di Limes su questa fascia, che poi purtroppo noi aggiorniamo sempre questa carta, e questa fascia si allarga sempre di più del caos. E appunto uno degli effetti della guerra in Ucraina è appunto sulle esportazioni di cereali sia dall'Ucraina che dalla Russia, e quelli che insomma ne pagano le conseguenze sono soprattutto i paesi africani, perché anche l'accordo sul grano, l'abbiamo visto sul Limes, che consentiva l'esportazione di una parte delle risorse ucraine, andava soprattutto ai paesi europei, abbiamo visto, e non tanto ai paesi africani. Quindi, allora, io direi prima Lucio sul ruolo della Russia in questa regione, non solo diciamo nel Niger, e come la dobbiamo valutare, e poi Padre Giulio. Sì, aggiungerei a quello che dicevi sul grano che c'è una crisi, a proposito di grano, molto grave e apparentemente incomprensibile tra Ucraina e Polonia, perché la Polonia sta sostanzialmente scontando il fatto che il prezzo del grano crolla e i suoi produttori sono quindi in difficoltà. Quindi non c'è nemmeno un immediato effetto di tipo politico e geopolitico, proprio siamo proprio legati all'elemento economico. Per quanto riguarda la Russia, quale Russia? Perché il governo russo ha condannato il golpe, lo ha condannato in maniera netta, lo ripete continuamente. Wagner, il contrario, lo appoggia, dice un'ottima idea, bel colpo. Quindi abbiamo il signor Putin che dice una cosa e il signor Prigozhin che dice il perfetto contrario. Allora, questa è una commedia in cui ognuno gioca la sua parte, essendosi messo d'accordo con l'altro. Può essere, ma francamente mi pare un po' difficile. Certo è che la Wagner o il Wagner sta diventando un attore più o meno rilevante, ma certamente abbastanza autonomo, che si muove indipendentemente dagli ordini di Mosca e qualche volta contro Mosca. Quindi sarà interessante vedere se alla fine l'approccio sarà più quello del governo. Magari il governo dice una cosa e ne pensa un'altra, oppure quello di Wagner. E infine, questa distinzione che può interessare noi analisti interessa molto poco i locali, i quali vedono nel gruppo Wagner nient'altro che Mosca. E quindi può essere Prigozhin, può essere Putin, ma anche per il fattore ideologico che dicevo prima, sono russi e quindi non essendo occidentali, anzi essendo nemici dell'Occidente, forse sono anche buoni. Ricordiamo anche il grande incontro vertice che c'è stato tra la Russia e i paesi africani appunto a Mosca, e qui è interessante appunto la rappresentazione plastica di quello che diceva Lucio, era le foto di Putin con i leader africani e poi Prigozhin che faceva uscire a sua volta altre foto di lui che stringeva le mani a altre insomma figure di spicco del mondo africano. Allora, padre Giulio, il ruolo della Russia e soprattutto questa crisi alimentare indotta dalla guerra in Ucraina, che effetti sta avendo in Africa? Allora, per quanto riguarda la presenza di Wagner, è bene ricordare che questi signori operano in Sudan, per esempio nella Repubblica Centrafricana, in Mali. Io ho avuto modo di incontrarli, a Bangui. Ho incontrato alcuni di loro, gli istruttori, quasi tutti russi. Tra loro c'era anche qualche, mercenario della Bielorussia, e mi hanno detto senza peli sulla lingua che loro non hanno un'agenda politica. Allora io ho chiesto da che parte fossero e loro mi hanno detto, dice, ma noi ci rivolgiamo al miglior offerente. Ora la cosa interessante, parlando anche con i nostri missionari e via discorrendo, abbiamo scoperto che questi della Wagner hanno da una parte ha aiutato l'esercito lealista in Centrafrica, a Bangui e dintorni, però
però al contempo intrattengono proficue relazioni commerciali anche con numerose forze ribelli. Considerate che in Centrafrica ce ne sono almeno una dozzina. Questo dimostra l'evidenza del loro opportunismo. Come diceva Lucio, loro guardano innanzitutto e soprattutto al business e hanno una predilezione, questa è una cosa che ha colpito gli osservatori, per l'oro, per i giacimenti auriferi. Questo è evidentissimo, evidentissimo in Sudan, ma sta venendo fuori, potrebbe venire fuori anche in Niger, perché lì di oro ce n'è davvero tanto. La stessa identica cosa l'hanno già manifestato, lo stesso interesse l'hanno manifestato nel vicino Mali. Dove va a finire poi tutta questa ricchezza? Stando alle informazioni della società civile, pare che questo business poi alla fine confluisca sui paesi del Golfo, in particolare su Dubai, sugli Emirati Arabi Uniti. Cioè loro, questo materiale prezioso viene venduto o addirittura viene messo da parte nei cavò da questi signori, che in questa maniera stanno mettendo da parte una grandissima fortuna. Poi sul fatto che la Wagner segua le indicazioni di Mosca, in molti casi ho l'impressione abbia già dimostrato di essere un po' una scheggia impazzita. Poi volevo dire una cosa che mi stava molto molto a cuore, perché certo, giustamente Lucio metteva in evidenza il fatto che purtroppo il grosso degli investimenti in questi anni è stato fatto nello sfruttamento delle commodity, delle materie prime, ma in Africa non ci sono industrie, il comparto industriale lascia molto molto a desiderare. Ecco, è importante ricordare che nel gennaio del 2021 è nato l'AFTA, che sarebbe il libero mercato africano. E la cosa interessante è che l'Europa, a mio avviso, non ha assolutamente seguito gli sviluppi relativi alla crescita di questo mercato. Lo stanno invece facendo i cinesi. E sui giornali africani si legge con una certa insistenza che l'interesse della Cina sarà nei prossimi anni quello di investire molto nel comparto industriale africano. Addirittura si dice che entro il 2050 quasi un terzo del comparto industriale cinese sarà trasferito in Africa, e questo fondamentalmente perché la manodopera costa di meno e perché il posizionamento dell'Africa rispetto per esempio all'Europa e ai paesi più occidentali è conveniente. Cosa che invece l'Europa non sta facendo. Ora, questo potrebbe significare, guardando al futuro, che tra qualche anno noi sulle nostre camicie non troveremo più scritto Made in China, ma potremo trovare scritto Made in Uganda, Made in Kenya, perché no, Made in Niger. Infine, riguardo alla crisi alimentare, io dico sì, la crisi del grano è una crisi seria, la crisi dei cereali. Badate bene che in Africa comunque ci sono produzioni locali. E c'è una dieta, un'alimentazione per esempio legata alla manioca, legata ai fagioli, altri alimenti. Tutta l'enfasi che è stata data dalla stampa occidentale sul tema dei cereali, a mio avviso, per certi versi andrebbe un po' ridimensionata. Io sono stato in Uganda, ho vissuto in Uganda e posso dire che tra il lango, tra le popolazioni nilotiche del nord, il pane non si mangia. Ci sono altri alimenti, ci sono altri carboidrati. È evidente però che l'Africa in questo momento sta pagando soprattutto quelli che sono i processi di speculazione della finanza, dell'alta finanza, e le conseguenze per questi paesi sono drammatiche, anche perché, è bene sottolinearlo, noi in questi anni abbiamo assistito alla finanziarizzazione del debito africano, il che significa che il pagamento degli interessi è legata alle speculazioni di borsa. Morale della favola, molti di questi paesi non saranno mai in grado di restituire quello che hanno ricevuto. Quale sarà l'effetto collaterale? La svendita delle commodity, degli assets strategici. E questo non farà altro che acuire la distanza tra il continente africano e il resto del mondo. È per questo che, a mio avviso, non possiamo stare alla finestra a guardare. E allora, Lucio, padre Giulio ha introdotto l'altro elefante nell'armadio, cioè la Cina. Quindi il destino è di un'Africa che va verso Russia e Cina e sarà sempre più antioccidentale. Qual è il tuo pensiero?
No, non vedo destini, vedo una presenza cinese che non nasce oggi, è molto stratificata, è pervasiva, organizzata, però vedo anche arrivare sempre più potenze straniere, magari non della stessa grandezza della Cina. Pensiamo per esempio alla Turchia. La Turchia in Niger, ma non solo in Niger, è più che presente, è sotto forma di, per esempio, aeroporto, alberghi e quant'altro. Quindi ci sono una quantità di paesi, l'Italia non proprio, che sono sempre più presenti e attivi e competitivi, ma sempre a partire da quello che Scusate, Romani, sì, c'è stato un tentativo di golpe, sì. poi represso nel sangue. Poi alla fine quello che resta agli africani è veramente misero, e questo è un po' un problema. Si parlava prima di industrializzazione, di uso della manodopera africana a fini cinesi. Certo, ma per industrializzare devi avere l'energia e quello che manca in Africa è proprio l'energia, energia possibilmente a basso costo e tutto questo che non dovrebbe essere un'operazione così straordinariamente difficile considerando le tecnologie di cui disponiamo oggi, considerando il sole, considerando tutti i fattori. Ultima cosa sulla Cina, molto spesso non dobbiamo dimenticare che in Africa si sente spesso un discorso di tipo razziale sui due fronti, sia da parte dei locali, che fra l'altro fra loro sono ben divisi anche sotto il profilo etnico-razziale, per esempio l'Africa bianca e l'Africa nera, li vediamo massacrarsi alla frontiera dei paesi che affacciano sul Mediterraneo, no? Che cosa ha fatto la Tunisia quando noi abbiamo chiesto di bloccare i migranti? E beh, ha cominciato a bloccare la sua frontiera con il resto dell'Africa e quindi i poveri neri che arrivavano in Tunisia spesso sono finiti molto male. In Niger capita di sentire coloro che dicono: beh, tutto sommato sono meglio quelli che hanno gli occhi a mandorla rispetto a quelli che ce li hanno tondi come noi. Quindi attenzione che ci sono anche dei giochi di tipo etno-razziale piuttosto rilevanti. Quando Giulio parla di Afriche, non dimentichiamo che ce ne sono appunto tantissime e che al loro interno queste Afriche contengono come in una scatola cinese o in una matrioska russa, per restare all'antioccidente, tante altre sotto-Afriche o mini-Afriche che continuano a farsi la guerra. I principali gruppi etnici nigerini, per esempio, non sono da meno sotto questo profilo. Vedo padre Giulio che annuiva, voleva aggiungere qualcosa a quello che stava No, dicendo sono io. perfettamente convinto. È un problema serio. Noi in Africa abbiamo 800 major ethnic groups, cioè abbiamo 800 popoli, 800 grandi etnie su una popolazione di 1 miliardo e 400 milioni di abitanti. E i confini degli stati non li hanno disegnati gli africani, li abbiamo disegnati noi a Berlino. Cioè, voglio dire, tornare indietro con la moviola del tempo credo sia in alcuni casi necessario. Le Afriche stanno anche patendo le conseguenze di certe politiche. È evidente che dobbiamo stare attenti a non estremizzare il confronto, perché ci sono anche le classi dirigenti africane che hanno le loro grandi responsabilità. Però rimane il fatto che l'Africa, dal mio punto di vista, ha sofferto il fenomeno della globalizzazione più di altre realtà continentali. E poi noi occidentali parliamo spesso della globalizzazione dal punto di vista del business, del mercato, e dimentichiamo che c'è anche la globalizzazione dei diritti e questo non vale solo per l'Europa, ma vale anche per gli africani. Soprattutto dimentichiamo di essere il mercato di sbocco dei traffici cosiddetti illegali. Cioè, noi ce Esatto, la... noi... perché se non ci fossimo noi non ci sarebbero quei traffici. e Molto certo, la semplicemente. E cocaina quindi noi latinoamericana. diciamo i terroristi trafficano, certo che trafficano, però noi compriamo. Quindi evidentemente qualche responsabilità o qualche ambiguità Ce ce l'abbiamo, l'abbiamo in tutta questa storia. certo. Allora, Lucio, in conclusione direi che siamo andati oltre il tempo che ci avevamo prestabiliti, però tornerei un attimo all'Italia. Io volevo mostrare questa carta delle missioni italiane perché appunto sono presenti più di 300 militari italiani in Niger, come accennava, e qui vediamo anche il collegamento anche col Fezzan, con la Libia, per noi fondamentale di tutta l'area.
qui coinvolta ovviamente del Niger. E come accennava prima padre Giulio, si parla appunto di un intervento possibile dell'ECOWAS, che poi sì, è l'Organizzazione dell'Africa Occidentale, però in soldoni in pratica significherebbe soprattutto truppe nigeriane, forse del Chad, e quindi rischi anche di una guerra regionale. Ecco, allora l'Italia secondo te che cosa può fare in questa situazione esplosiva? Allora, intanto vorrei spezzare una lancia per i nostri militari, che si distinguono, in particolare si distinguono dai francesi, per un approccio molto più aperto, spontaneo nei confronti delle popolazioni locali, anche perché non essendo noi stati colonizzatori di quelle aree ci viene anche più facile. Il problema è che questa nostra particolare attitudine non è sostenuta da una strategia, da una visione. Per esempio, noi mandiamo, non si capisce bene a fare che, alcuni soldatini in Mali piuttosto che in Niger, magari per dimostrare ai francesi che esistiamo anche noi, ma poi le cose restano quelle che sono, perché appunto non c'è un sostegno di sistema. E quindi finché noi non avremo idee abbastanza chiare su quello che vogliamo, diciamo meglio così che fare i finti militari, però attenzione che semplicemente mettere dei soldati su un territorio non aumenta l'influenza e forse non aumenta nemmeno i vantaggi economici che qualcuno potrebbe pensare. Per quanto riguarda l'ECOWAS, è una sigla, non prendiamola troppo più serio, l'ECOWAS è una sigla di un'organizzazione economica, non di un'organizzazione geopolitica, in cui conta quasi solo la Nigeria, che vale più o meno i due terzi dal punto di vista economico e che è l'unico esercito vero con molte virgolette che esiste nell'area, quindi sarebbe un'invasione della Nigeria in Niger. Beh, insomma, non proprio il massimo, e quindi non credo che questo accadrà. Comunque, per consolarsi, nel frattempo il governo della Nigeria ha tagliato l'elettricità al Niger, che è un avvertimento, ma a mio avviso è anche un segnale che non vogliono andare oltre, cioè che non vogliono spendere una missione militare ECOWAS, cioè nigeriana, in una guerra civile nigerina. E allora, padre Giulio, quale può essere il ruolo della Nigeria in quell'area e se poi vuole aggiungere qualcosa sull'Italia, cosa può fare l'Italia? A mio avviso la Nigeria ha già tanti problemi a casa sua, perché c'è il problema di Boko Haram, c'è tutta la fascia degli stati settentrionali, lo stato del Borno, Maiduguri e dintorni. L'esercito nigeriano ha fatto molta, molta fatica in questi anni, nonostante sia ben armato, a contenere il jihadismo islamista, che tra l'altro ha seminato morte e distruzione non solo nelle regioni settentrionali, spesso ci sono stati attentati anche molto più a meridione. La Nigeria ha grossi problemi economici in questo momento, c'è un grande senso così di insoddisfazione soprattutto da parte dei giovani. Non credo che la Nigeria si imbarchi in un'operazione militare di questo tipo. Devo dire, nel passato l'ha fatto per esempio in Sierra Leone. La missione ECOMOG in Sierra Leone, che era di fatto voluta dall'ECOWAS, dalla SEDEAO, i due acronimi, ECOWAS vale, lo diciamo per chi ci ascolta, l'ECOWAS è l'acronimo inglese, SEDEAO è francese, ma sostanzialmente è lo stesso organismo. In quel caso la comunità economica dei paesi dell'Africa occidentale è riuscita ad esercitare una certa pressione, ma come diceva poc'anzi Lucio, perché dietro c'era la Nigeria. Ecco, in quel caso la Nigeria, voglio dire, ha fatto una discreta bella figura. A quei tempi il presidente era Abdul Salami Abubakar, che è stato l'ultimo presidente militare della Nigeria. Poi è passato il potere civile con Olusegun Obasanjo. Non credo che la Nigeria oggi sia in grado di sostenere un conflitto regionale che abbia come epicentro il Niger. Io mi auguro che si trovi una soluzione, anche perché sarebbero problemi seri per tutti. Allora, grazie a Lucio Caracciolo, grazie a padre Giulio Albanese. Io vi ricordo il volume di Limes in edicola libreria, dedicato appunto alla Russia, e possiamo, insomma, sicuramente torneremo a occuparci ancora di questi temi delle Afriche, lo faremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi sicuramente. Io, se vi è piaciuta questa puntata, vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche. Quindi ancora grazie a Lucio e a padre Giulio e alla prossima. Grazie a voi. Grazie.